Ciao ragazze, eccomi con un video spacchettamento. Sono due i pacchi perché ovviamente sono molto voluminosi. Vi faccio subito vedere il sito. Sarà un spacchettamento mangereccio stavolta. Il sito è il Giardino dei Libri. Questo sito non vende solamente libri, ma tantissime altre cose, quali anche DVD e cose da mangiare di tutti i tipi. Veramente, se entrate in quel sito e iniziate un po' a guardare, non arrivate più alla fine. Sono un sacco di pagine, un sacco di articoli, un sacco di prodotti. E io ho approfittato del 10% di sconto che avevano per 3 giorni su tutti i prodotti. Anche perché sto iniziando a prendere un integratore, che è più che integratore, sono degli enzimi digestivi. E quindi li avevo presi su un altro sito, volevo un po' vedere come mi ci trovavo e poi volevo fare appunto una scorta, cioè un ciclo da averne per un po'. E quindi l'ordine è partito principalmente per questi enzimi che erano scontati, quindi anziché 18 li ho pagati 16 qualcosa. Comunque qui ho la lista con tutti i prezzi. Allora, questi enzimi anziché 18, vediamo dove sono, quelli qua, 16,36, e sono questi Enzi, si chiamano Enzi Life. Integratore alimentare a base di maltodestrine fermentate, digestione, e sono 60 capsule. E qua, come indicazione, infatti, vedete il prezzo originale è 18 euro. Le indicazioni consigliano di assumerlo durante i pasti, quindi ai pasti, pranzo e cena, una capsula. Allora, un integratore alimentare a base appunto di maltodestrine fermentate che apportano enzimi digestivi utili per favorire le fisiologiche funzioni del sistema digerente, quindi aiutano molto a livello della flora batterica intestinale, quindi proprio nella fase della digestione, ed è un buon prodotto. Ne avevo provati anche di un'altra marca, molto più costosi, molto più completi, però hanno cambiato sito e su questo sito costa veramente un botto la spedizione e l'IVA, quindi ho detto andiamo su qualcosa di un po' più contenuto, eccetera. E ho preso appunto due confezioni perché ad usarli non sono solo io, ma è anche mia mamma, quindi ne abbiamo presi due. All'interno della scatola ho trovato anche questo mega Depliam volantino in cui appunto ci sono tutte le promozioni, i prodotti, è un po' come la pubblicità che vi arriva nella posta praticamente. Quindi ci sono un po' di tutto, c'è anche la parte make up, solari, bioart, fitocose, c'è la Neve Cosmetics, Montalto Natura. Cos'altro? La Natures, Stai Bene, insomma, veramente tantissimi prodotti e marche. Quindi, se non lo conoscete, andate pure a vedere, ci sono anche cose un po' oggettistica, insomma, veramente un mondo vi si apre. Andiamo avanti. Altro prodotto di cucina, invece, stavolta è il brodo vegetale. Questo non è il solito brodo dadi vegetali o granulare, è un brodo vegetale innanzitutto senza lievito, è di questa marca qui che si chiama Il Nutrimento ed è molto naturale perché contiene praticamente solo verdure. Infatti negli ingredienti troviamo il sale, la cipolla, la carota, il sedano, il prezzemolo, il basilico e i semi di finocchio. Quindi non vedo l'ora di provare anche questo. Ne abbiamo presi due perché qua a casa ne facciamo, cioè ne consumiamo abbastanza e quindi per non trovarci sempre senza. Ne abbiamo presi due. Un altro
prodotto che utilizza mia mamma per fare il pane e le brioche è il lievito madre. L'abbiamo preso di Camut stavolta, di solito lo prendiamo di Farro, ma per cambiare ho preso di Camut, questo è della marca Antico Mulino Rosso e io mi ci trovo benissimo. Allora, il brodo vegetale l'ho pagato 2,64 euro, invece il lievito di pasta madre 3,45 euro, che comunque sono prodotti che costano anche. Ho fatto una bella scorta anche di pasta e cereali. Beh, bella scorta, insomma, ho preso qualcosina. Allora, della Probios ho preso il Camut decorticato e il Farro decorticato e sono confezioni da 500, se non sbaglio. No, 400 grammi, sono 400. Allora, il Camut 2,59 euro e il Farro 1,90 euro. Costa di più il Camut. Altra cosa che ho preso è stata la pasta. Al supermercato non trovo tanti tipi di pasta, che siano di Farro o di Camut, perché o c'è quella normale non integrale oppure c'è solo due o tre tipi. Invece, guardando bene, bene, ho trovato delle cosine molto interessanti che non avevo mai visto. Sempre della Probios ho preso i gnocchetti sardi 100% farro, però vabbè, non sono integrali. Trafilatura al bronzo e seccatura lenta. Cioè, è da una vita che non mangio i gnocchetti sardi. Son buoni, non vedo l'ora di assaggiarli. E questo qui è un pacco da mezzo chilo e li ho pagati 3,07 euro. Invece un altro di Farro, che questo l'avevo già aperto e purtroppo si era rotta la confezione, adesso ho messo un po' di scotch, che sono belli imbottiti, cioè veramente la pasta esplode fuori. Questa qua è invece sono le conchiglie, le pipe, insomma, come si chiamano? Sì, pipe, fonte di fibre, segazione lenta, trafilatura al bronzo e queste invece sono di farro integrale. Io se posso cerco di mangiare la pasta integrale il più possibile. Ogni tanto, giusto per riuscire a cambiare tipo di pasta, tipo le farfalle o altri generi, allora la prendo di farro normale, comunque preferisco integrale. E un'altra, sempre integrale, ma di Camut, sono le conchiglie. Guardate che carine, bellissime, oh, tutte rigate. E anche qui mezzo chilo. Mezzo chilo, super, sono grandi, sembrano di più. E per ultima le penne rigate di farro integrali invece di questa marca qua, Girolomoni, che è molto molto conosciuta, molto buona. Diciamo che ho approfittato perché costavano un po' meno, ecco, con il 10% di sconto uno se lo può anche permettere, però sono effettivamente al natura sì, i prezzi sono molto molto alti rispetto a una pasta comune di grano duro. Allora, mi hanno mandato anche un bel po' di campioncini, io li avevo chiesti nelle note che erano contenuti in questa bustina. Guardate quanti sono ben 14 campioncini, ve li faccio vedere velocemente. Allora, due campioncini della crema idratante della Natures, crema viso. Della Moschettas, questa marca, un'altra crema idratante. Uno shampoo dolce La Rosa Moschetta Bio Nutriente e Protettivo. Della Bioert, tre campioncini di shampoo, due dello shampoo rinforzante e uno dello shampoo rivitalizzante. Una latte corpo, crema fluida per il corpo alla calendula di Veleda. Una crema fluida solare alta protezione 50 più per i bimbi. Una crema mani nutriente protettiva della Bioert, balsamo nutriente districante della BioCap
per finire il bagno doccia mediterraneo della Saponari. Insomma, veramente sono stati molto molto generosi con i campioncini, non me li aspettavo sinceramente. Niente, appunto, adesso ho veramente finito. E vi ringrazio per aver seguito il video, spero che in qualche modo vi sia stato utile e vi mando un bacione grandissimo. Ciao!